Oggi è un giorno di dolore e di preghiera. È un giorno in cui ciascuno di noi si sente francese, ciascuno di noi si sente parigino. La nostra considerazione è che stiamo vivendo la drammatica storia di governi e popoli in lotta per la libertà, minacciati da chi pretende, con la violenza, di affermare l'esistenza di uno Stato cancellandone altri. Stiamo vivendo la storia anche della megalomane ambizione di un uomo che si pretende califfo e della folle corsa di migliaia di giovani europei che credono di poter purificare la propria anima uccidendo il nome di Dio. Un Dio che mai avrebbe consentito questa barbarie.